membri del Best in Group, descrivendo che cos'è il Best in Show e dicendo che non è l'unico Best in Show della giornata, in quanto ora verrà scelto il miglior soggetto tra i 10 vincitori del Best in Group della Esposizione Internazionale Canina di Brescia, la 56esima. Poi, ricordando un personaggio molto importante per la cinofilia bresciana, ne parleremo più tardi, verrà svolto il Supreme Best in Show, ovvero il Best in Show di ieri, che nel Club Giulio Colombo si scontrerà col Best in Show di oggi per decretare quale sarà il più bel soggetto del Garda Winner 2018. Giudice per il Best in Show dell'Esposizione Internazionale Canina di Brescia 2018, la 56esima edizione, dalla Svezia, Nina Cardotter. Thank you very much. Fiato alle trombe per accogliere i nostri vincitori. In rappresentanza dei cani da pastore bovari, esclusi bovari svizzeri, Bearded Collie. In rappresentanza dei cani di tipo Pinscher Schnauzer, Molossoidi e bovari svizzeri, l'Alano Fulvo. In rappresentanza dei Terrier, Wild Fox Terrier. In rappresentanza dei Bassotti, il Bassotto Nano a pelo duro. In rappresentanza dei cani di tipo Spitz e Primitivo, Alaskan Malamute. In rappresentanza dei Segugi, Segugi Italiano a pelo raso. In rappresentanza dei cani da ferma, cane da ferma tedesco a pelo corto. In rappresentanza dei cani da riporto, da cerca e da acqua, Welsh Springer Spaniel. In rappresentanza dei cani da compagnia, il Barbone Grande Mole Bianco. In rappresentanza dei levrieri, Irish Wolfhound. Ed ora lasciamo parlare la bellezza di questi splendidi soggetti. Io mi porto già sul podio con le coccarde.
Signori, potete lasciare il ring accompagnati dal pubblico. Nina, please. Let's go on the podium, on the terrace. You the prizes. Allora, ci sono anche i premi dello sponsor per il Best in Show già pronti, che verranno consegnati in base alle razze che vincono. Ok. Invito anche il presidente, perfetto, Umberto Saletti. Un grande applauso per il vincitore del Best in Show terzo, Standard Poodle, Barbone Grande Mole. Secondo posto per War Fox Terrier, Fox Terrier a pelo ruvido. E adesso invito lo sponsor Royal Canin a portarci il sacco e da questo capiremo chi è il vincitore. Prego, così tutti capiscono. Vincitore del titolo di Best in Show per la 56esima esposizione internazionale canina di Montichiari, Brescia, organizzato dal gruppo cinofilo bresciano La Leonessa, è il piccolo Irish Wolfhound. Complimenti. Ma non è finita qui, per cui foto di rito invito i giudici, la nostra delegata Enci, Piera Corsini Croce e le ragazze della segreteria, perché ora facciamo queste fotografie molto importanti per il Best in Show della 56esima esposizione e ci prepariamo al Supreme Best in Show. Sì, invito sul podio per la premiazione il presidente dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che è qui con noi. E poi lo tratterremo sul palco anche per la premiazione del Supreme Best in Show. Grazie a tutti gli espositori. Grazie a tutti, grazie tante, grazie mille, grazie a tutti. Ecco i complimenti del nostro presidente Dino Muto. Concludiamo questa premiazione, ma il lavoro del Irish Wolfhound non è ancora finito. Adesso rientri per il Supreme. Ludo.
Prego. Fox, Fox. In due l'andata. Eccolo qui. Noi possiamo parlare Brianzolo, tanto ci capiamo. Prego. Signori, siamo pronti per un momento molto particolare, per cui... Dov'è il presidente? Gestiamo il tutto dal palco perché è un momento veramente particolare, per cui a te la parola. Sì, è un momento particolare perché è un momento particolare per la cinofilia bresciana. Soltanto pochi giorni fa noi abbiamo accusato la perdita dell'avvocato Chiarini, che è stato per 42 anni presidente del gruppo cinofilo bresciano. Ora, che dire dell'avvocato? In questo mondo io ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, sono stato il suo vicepresidente per, se non ricordo, se 2 o 3 legislature, e in questo mondo fatto di appassionati, fatto di gente del settore, io ricordo l'avvocato Chiarini come una persona con la quale, di vecchio stampo, con la quale bastava una stretta di mano ed eri sicuro di non ricevere più mai una coltellata alle spalle, perché era un galantuomo. E di questi tempi parlare di galantuomini sembra quasi che si parli di un qualcosa, capito, che riguarda il passato. Io lo ricordo con tanto affetto. Io credo di avergli anche voluto bene proprio come persona, e lo vogliamo ricordare quest'anno con un primo memorial che vuole essere il best del best. Chi ha vinto il Best in Show di ieri si ritroverà di nuovo a competere con chi ha vinto il Best in Show di oggi, e chiamo per la premiazione una cara amica, una persona che, Paola, una persona che vi sembrerà strano, ma è stata vicino all'avvocato, credo, come pochi. È stata la sua segretaria in studio, nello studio legale, è stata la sua segretaria nella sede dell'associazione venatoria che ha guidato a Brescia per 50 anni, è stata la segretaria nel gruppo cinofilo bresciano. Paola è la persona che più è stata vicino all'avvocato Chiarini. Prima del betting show chiamo su tutto il palco tutte quelle persone che oggi hanno la fortuna di dire posso essere nel consiglio del gruppo cinofilo bresciano, quindi tutti i consiglieri. Prego. Sono felice che ci sia qui in rappresentanza anche il presidente dell'ENCI. Chiedo che vengano sul palco le 2 impiegate che ha assunto, e ricordo che quando l'avvocato Chiarini è diventato presidente del gruppo cinofilo bresciano ha messo a disposizione il suo studio per la cinofilia bresciana. Noi oggi siamo qua a godere di questo palcoscenico, siamo qua a godere di queste emozioni che tutti voi ci avete regalato in questi 2 giorni, ma non possiamo dimenticare che quando noi siamo entrati nel gruppo cinofilo bresciano abbiamo trovato una sede con un ufficio di proprietà, con un conto corrente inattivo. Ecco, io lo voglio ricordare in questo modo perché credo che l'avvocato Chiarini per la cinofilia di Brescia abbia fatto molto. Grazie. Per cui siamo pronti per continuare con il best dei best. La giudice di questo best è una giudice all-rounder italiana, l'abbiamo già vista al lavoro oggi, la presentiamo nuovamente e nuovamente l'accogliamo con un meritato applauso. Orietta Zilli.
Signore e signori, dalla prima esposizione internazionale canina del Kennel Club Giulio Colombo, il best in show della prima giornata espositiva di Garda Winner, Alaskan Malamute. Ha guadagnato poco fa il titolo, il vincitore dell'esposizione internazionale canina 56esima del gruppo cinofilo bresciano La Leonessa, Irish Wolfhound. Mi apri il microfono. Chiedo per cortesia che tutto il gruppo che ci ha aiutato in questi due giorni del Charlie Dog venga qua davanti al palco, ai quali siamo molto grati per tutto quello che hanno fatto e per il lavoro che hanno fatto in questi due giorni. Simona, Elsa e tutto il team. Chiedo che si venga qua davanti al palco le guide cinofile che hanno lavorato e scarpinato in questi due giorni. Grazie di cuore. Vorrei che qua davanti ci fossero tutti i volontari, tutte quelle persone che hanno lavorato insieme con noi. Sono tutte quelle persone che sono in ombra, che sembra quasi che non hanno nessun grado, nessuna stelletta sulle spalle, ma sono quelli che il cuore e l'anima di questa manifestazione. E poi, se avete del coraggio, se vi ricordate quello che ha fatto l'avvocato Chiarini per tutti noi, avrei piacere che la cinofilia bresciana si avvicinasse a questo Pablo come un ultimo abbraccio a questa persona che ci è stata vicina in tutti questi anni. Per favore, potete venire qua davanti, dottor Secchi, qua davanti, su, forza. Bene, un grazie a Paola per essere qui. Adesso passiamo la parola al giudice, che ci dirà chi è che ha vinto il best di best. Due splendidi cani. Oggi il Supreme è l'Alaska Malamute. Supreme Best in Show all'Alaska Malamute. Signori,
Grazie per essere stati con noi. Importante ricordare al grande cinofilo l'avvocato Chiarini, che ho avuto anch'io il piacere di conoscere, perché comincio a avere qualche annetto come speaker qui all'esposizione di Brescia. Complimenti al vincitore, complimenti all'organizzazione, a tutti i ragazzi che hanno reso possibile questo evento, a tutti gli espositori e al pubblico presente e che ci segue da casa su animalnews.tv. Grazie ancora allo sponsor principale Royal Canin e arrivederci a tutti gli appuntamenti del gruppo cinofilo bresciano e al Enchi Winner 2018. Grazie Presidente, grazie mille. Bene, bene. Signori, buona serata, arrivederci. www.gruppocinofilobresciano.it www.enci.it